Bentrovati a questa nuova edizione settimanale del TG di Top Video Web TV. Vediamo i titoli di questa edizione. Violentata in gruppo dai suoi tutor, si attende l'incidente probatorio. Non si fermano all'alto dei carabinieri, ladri alle strette abbandonano l'alfa con cui erano fuggiti. Panico in via dei Muri a Lecce, ubriaco si schianta sulle auto in sosta e ferisce un operaio. Sconvolgente ritrovamento, schede di pazienti gettate nelle campagne. Farmacie, perdite per 330.000 euro, nuova stima per le vendite. Rifiuti industriali sepolti in una contrada tra Scornano e Botrugno. Tumori record nel Salento, il caso arriva in Parlamento. Uffici INPS a rischio chiusura, mobilitazione per trovare una nuova sede. E aumenta vertiginosamente il bilancio delle violenze nel Salento, in questo caso coinvolta una 21enne di Manduria che si trovava a Lecce per lavoro. Racconterà la drammatica esperienza vissuta l'11 novembre scorso, quando i tre tutor che avrebbero dovuto accompagnarla in stazione l'avrebbero portata in un luogo isolato per approfittare sessualmente di lei. La 21enne di Manduria, all'epoca dei fatti a Lecce per lavoro, sarà ascoltata in sede di incidente probatorio, così che la sua testimonianza sarà utilizzata come prova in un eventuale processo. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Alcide Maritati. Tre gli indagati, un 30enne di Galatone, un 26enne di Gallipoli, è un 21enne di L'Equila. Alcuni banditi a bordo di un Alfa 147 sono stati intercettati da un posto di blocco, ma hanno tentato la fuga. Notte rocambolesca nel Salento, dove alcuni banditi pensavano di averla fatta franca, invece non è stato così. Infatti, dopo aver rubato un Alfa 147 con la quale, con ogni probabilità, avevano compiuto un furto all'interno di un bar all'altezza della zona industriale di Poggiardo, la loro traiettoria è stata intercettata da un posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Maglie, che si trovavano lì per un normale controllo del territorio. I militari intimavano l'alta alla vettura che proveniva nella loro direzione, quando l'Alfa 147, anziché che a rallentare, ha preso velocità, rischiando di investire il militare che si era sporto sulla carreggiata con la paletta in vista. A nulla è servito l'inseguimento dei militari, in quanto i fuggiaschi hanno pensato bene di abbandonare l'auto in una campagna delle vicinanze. Non è dato sapere se fossero fuggiti a piedi con la complicità della notte o se magari ci fosse qualcuno ad attenderli su un'altra macchina prontamente accorso in aiuto. Ore di panico in via dei Muri a Lecce, dove un uomo ubriaco si schianta su delle auto in sosta e minaccia i presenti con un cacciavite. Ed è stato il fragore di uno schianto a svegliare alle 7 del mattino del 19 febbraio scorso i residenti di Via De Mura a Lecce, dove un tunisino completamente ubriaco alla guida di una Volkswagen ha perso il controllo dell'auto e, dopo una serie di spericolate manovre, è finito su tre auto parcheggiate lungo la strada. Brandendo un cacciavite, ha poi minacciato i presenti e ha ferito un operaio che lavora nel mercato ortofrutticolo della zona. L'uomo è stato ferito al mento e al collo, nulla di grave per fortuna, ma per bloccare l'extracomunitario ci è voluta non poca fatica. Sul posto sono intervenuti la Guardia di Finanza e i Carabinieri, che hanno bloccato e accompagnato il tunisino in ospedale. Sono centinaia le cartelle cliniche di alcuni pazienti del Vito Fazzi ritrovate in alcune campagne. Centinaia di cartelle cliniche di pazienti oncologici curati presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce sono state abbandonate nelle campagne di San Donato. La scoperta è stata fatta dal sindaco Ezio Conte, che nei giorni scorsi ha effettuato una perlustrazione sul territorio. Il materiale rinvenuto è composto da cartelle appartenenti ad alcuni pazienti del nosocomio leccese. È stato posto sotto sequestro dai vigili urbani, che hanno anche delimitato la zona per impedirne l'accesso. La procura ha aperto un'inchiesta sul caso, così come ha fatto circa una settimana fa, dopo una segnalazione dei vigili urbani di Squinzano relativa all'abbandono di grosse quantità di cibo destinato a persone bisognose e del quale è vietata la vendita. Il commissario straordinario Guido Aprea, in vista di un nuovo bando, ha disposto una perizia per accertare il valore della quota pubblica della farmacia comunale di Gallipoli. Vediamo il servizio. Nuovo capitolo per la cessione delle quote di proprietà pari al 51% della farmacia comunale in capo al municipio di Gallipoli. Il commissario straordinario Guido Aprea ha incaricato i contabili di verificare il nuovo valore di stima di suddetta farmacia.
in quanto i bilanci relativi agli anni 2013 e 2014 hanno attestato una perdita complessiva di 330.000 euro. All'epoca dei fatti la procedura fu sospesa dal sindaco, ora la decisione di una nuova perizia che porterà alla cessione delle quote mediante una nuova gara ad evidenza pubblica, tenendo conto della perizia di stima e dei bilanci 2013 e 2014 approvati recentemente dall'Assemblea dei Soci. Su tale questione nei giorni scorsi ha preso posizione anche la Civica Gallipoli 2012, che ha rivolto un appello ufficiale al viceprefetto sul nodo della farmacia di Via Lecce. Sono numerosi i rifiuti ritrovati in varie campagne del Salento. Ed è un incubo senza fine, ritrovati nuovi rifiuti sepolti nelle campagne del capo di Leuca, che portano a galla scarti industriali, elettrodomestici, pneumatici usati per riempire alcune cave del Salento. La pancia del capo di Leuca continua a sputare veleni. Stavolta è toccato a Castrignano del Capo, dove dalle viscere di una campagna, in seguito a dei controlli, sono spuntati fuori scarti industriali e spazzatura sepolti a più di 8 metri sottoterra. Un buco ricolmato illecitamente da rifiuti speciali, rifiuti solidi urbani ed immancabili ritagli e cascami provenienti da industrie calzaturiere. Sembrano essere della stessa natura quelli ritrovati anche ad Alessano e Tricase. Molti rifiuti sono stati portati a galla anche a Scorrano e Botugno. E altro potrebbe riservare la campagna di Supersano, stando alle dichiarazioni del pentito della Sacra Corona Unita, Silvano Galati. E rimaniamo in tema, si riapre infatti il dibattito tra inquinamento e l'alta incidenza dei tumori nel Salento. Il Salento è considerata la terra dei fuochi ed è al primo posto ad alto rischio. L'incremento delle malattie neoplastiche nel territorio del Salento e l'incidenza altissima di mortalità registrata segnano dati allarmanti che destano non poca preoccupazione. La concentrazione anomala di radon nelle case e in molti edifici fa delle Cese un caso nazionale. Dai dati, i comuni più colpiti sarebbero Castrignano del Capo, Melendugno, Minervino, Nardò e Otranto. Sono in atto le misurazioni di questo gas naturale in altri 10 comuni del Basso Salento per cercare di capire se questo materiale sia da considerare come una delle cause principali dell'impennata spaventosa di tumori al polmone. Che il radon abbia una stretta correlazione con il carcinoma polmonare anche nelle Cese è la conferma che sta arrivando dai monitoraggi attivati da ARPA Puglia. Il Salento sembra essere al primo posto in Italia per la diffusione di questa neoplasia, in quanto registra 536 casi all'anno e 461 decessi. La possibilità di sopravvivenza a 12 mesi dalla diagnosi è decisamente scarsa e un elevato riscontro nelle donne che rispetto agli uomini, dagli ultimi dati, sembrano essere in lieve aumento. E di certo la sigaretta non è una spiegazione. Studi ASL hanno dimostrato che di certo i leccesi non fumano di più rispetto agli altri. Il caso intanto è arrivato in Parlamento. E rientra nella razionalizzazione delle spese l'Istituto di Previdenza Sociale di Gallipoli, gli sportelli a rischio chiusura. Nuovo allarme tagli e servizi in riva allo Ionio dopo quelli che nella Cittabella hanno già ridimensionato la sede del Tribunale e quella dell'Agenzia delle Entrate. Torna infatti lo spettro della soppressione della sede operativa dell'INPS di Gallipoli di Via Alfieri, che rischia di essere nuovamente inclusa nella procedura di realizzazione spese, procedura che per la sede ionica potrebbe portare anche alla chiusura definitiva della stessa e all'accentramento nell'agenzia complessa di Casarano. Gli organi istituzionali hanno avuto proprio in questi giorni un incontro con il responsabile dell'ufficio INPS di Gallipoli, Carlo Morelli, al fine di trovare una soluzione al problema, scongiurando così la chiusura degli sportelli e garantendo la permanenza degli uffici INPS nella città di Gallipoli. Ed era l'ultima notizia per quanto riguarda anche questa edizione. Ci rivediamo alla prossima. Grazie per averci seguito.